invito il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ad assumere la presidenza. Signore deputate, signori deputati, sono emozionato nel rivolgermi oggi in quest'Aula a tutti voi e a tutti i cittadini. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato con un incarico di così alta responsabilità. Onorerò il mio impegno con la massima imparzialità e il massimo rigore. Desidero innanzitutto rivolgere il saluto mio e di quest'Aula al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, garante degli equilibri e dei valori costituzionali. Valori che per essere affermati nella nostra Costituzione hanno richiesto il sacrificio di tanti uomini e tante donne nella lotta contro il nazifascismo. Vogliamo ricordare quel sacrificio con particolare commozione proprio oggi, nell'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Rivolgo inoltre il mio saluto alla Presidente Laura Boldrini, che mi ha preceduto in questo importante incarico, alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Castellati e al Presidente della Corte Costituzionale. Mi perdonerete se cercherò di esprimere con un breve cenno personale l'emozione di rivolgermi oggi a questa Assemblea. Il mio impegno di cittadino nella vita pubblica, condiviso con tante altre persone, ha avuto inizio nella difesa del territorio e dei beni comuni. Negli anni l'impegno è andato oltre la dimensione locale e ha raggiunto una dimensione nazionale, rendendomi portavoce di tutti i cittadini e oggi ad avere la responsabilità di rappresentare questa Assemblea. Non vi nascondo che se ripenso a questo percorso, a come è nato e mi ha condotto su una strada inaspettata, totalmente direi inaspettata, la giornata di oggi assume un significato che mi tocca umanamente nel profondo. Ci troviamo nel luogo in cui si esprime la sovranità popolare, il luogo della proposta, dell'ascolto e dell'analisi di scelte destinate a incidere sulla vita di milioni di cittadini italiani. Sento personalmente questa grande responsabilità. Questo è il luogo dove il futuro può prendere forma e intendiamo costruirlo insieme a partire da oggi con l'unico interesse del bene collettivo, perché abbiamo il compito di servire un'intera nazione. Dobbiamo far sì che in quest'Aula i cittadini possano sentirsi rappresentati, vedendola come un punto di riferimento in cui tornare a riporre la propria fiducia. Ed è proprio ai cittadini che penso, quando invito tutti noi a riflettere sulla necessità che il Parlamento ritrovi la centralità che gli è garantita dalla Costituzione. Obiettivo determinante per affrontare non soltanto le sfide interne, ma anche per dare nuovo valore all'idea stessa di Europa e affrontare le grandi sfide globali della nostra epoca. La questione della centralità del Parlamento ha attraversato la storia costituzionale del nostro Paese con declinazioni e sfumature diverse. Vorrei provare a dirvi cos'è per me oggi la centralità del Parlamento e come possiamo contribuire a riaffermarla ai nostri giorni. In un contesto in cui il rapporto tra potere legislativo e potere esecutivo continua a essere caratterizzato dall'abuso di strumenti che dovrebbero essere residuali, in cui poteri e competenze sono spesso trasferiti in altre sedi decisionali, in cui gli interessi sono frammentati e le leggi sono sempre più settoriali e tecniche,
Dobbiamo impegnarci a difendere il Parlamento da chi cerca di influenzare i tempi e le scelte a proprio vantaggio personale. Abbiamo provato tante volte la sensazione amara di essere esposti a pressioni esterne inaccettabili. La massima apertura e la costruzione di rapporti anche all'esterno del Parlamento sono un contributo fondamentale al processo democratico, ma voglio affermare con forza che le decisioni finali devono maturare solo e soltanto nelle commissioni e nell'Aula, perché soltanto un lavoro indipendente può dare vita a leggi di qualità. Per questo motivo voglio affermare con decisione che non consentirò scorciatoie né forzature nel dibattito parlamentare. Un Parlamento centrale per me è un Parlamento in cui i cittadini possono fidarsi e possono farlo perché sanno che qui è perseguito esclusivamente l'interesse generale. Qui sono esaminate le loro proposte di legge, qui si realizza la volontà espressa attraverso i referendum, qui si deve intercettare lo spirito di cambiamento che anima l'Italia del 2018 e che i cittadini hanno espresso così chiaramente con il voto del 4 marzo. Le istituzioni sono assolutamente tenute a farsi carico della richiesta di cambiamento, se non vogliono diventare vuote e inaridirsi. L'intento di rinnovamento deve essere la linfa vitale di questa legislatura. Il rinnovamento ha un significato molto chiaro: cominciare a fare scelte che guardino al bene di tutti e non solo di una piccola parte. Gli squilibri che questi anni si sono creati vanno riequilibrati. Per questo è ora prioritario andare verso il superamento definitivo dei privilegi. Il taglio ai costi della politica deve essere uno dei principali obiettivi di questa legislatura. Sono profondamente convinto che si debbano e si possano razionalizzare i costi della Camera dei Deputati senza per questo tagliare i costi della democrazia. Qualcosa è stato fatto, ma c'è ancora tantissimo da fare. Occorre andare avanti perché certi interventi che ancora oggi qualcuno riduce a una mera questione di bilancio dello Stato toccano in realtà due temi cruciali della nostra democrazia: il rispetto per la cosa pubblica e il rapporto di fiducia tra i cittadini e la più alta istituzione rappresentativa. Questa fiducia non si costruisce con proclami o dichiarazioni di intento, ma solo attraverso l'esempio, le azioni concrete, le nostre scelte quotidiane e i voti che quest'Aula esprimerà. Dobbiamo aprire ancora di più quest'Aula ai cittadini, sia in senso fisico, sia valorizzando gli istituti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione, per esempio attraverso le previsioni di tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare. Ma non solo. Pensa a come le Camere, condividendo una riflessione avviata in altri ordinamenti, possano anche diventare luoghi per utilizzare le nuove tecnologie digitali a supporto del processo legislativo per coinvolgere maggiormente le persone. Quello dell'innovazione è un tema su cui in questi anni si è fatto un lavoro significativo. A questo proposito voglio esprimere un ringraziamento a tutto il personale dell'amministrazione della Camera dei Deputati, che è un modello di qualità nel panorama europeo. Bisogna continuare su questa strada. Le innovazioni devono andare di pari passo con altri importanti interventi, che potrebbero essere realizzati nell'ambito di una riforma del regolamento della Camera dei Deputati. Perché è anche da qui che passa il miglioramento della qualità della vita di tutti. Si tratta di interventi a cui non possiamo sottrarci, anche alla luce delle recenti novità introdotte al Senato della Repubblica. In questo senso, il mio impegno come Presidente della Camera sarà ispirato a tre principi: garantire un alto livello qualitativo della discussione parlamentare, garantire il rispetto di tutte le componenti, sia di maggioranza che di opposizione, interpretare lo spirito di cambiamento che i cittadini ci hanno espresso nelle ultime consultazioni elettorali. Consentitemi ora una riflessione di carattere più generale. Se il Parlamento deve essere luogo di analisi e di visione di lungo periodo, deve dare una risposta alle domande: quale legislazione vogliamo produrre?
quali strumenti adottare e come usarli per governare i processi economici e sociali. È necessario porre fine a un modo di legiferare confuso, fatto di aggiustamenti continui, deroghe, estensioni, perché questo modo crea incertezze e diventa un danno per tutti i cittadini e per la crescita del Paese. Mi piace immaginare il Parlamento come un'istituzione pensante, come istituzione culturale che si interroga su cosa deve fare. Un Parlamento capace di esprimere una visione di Paese è un Parlamento che rispetta i cittadini e ispira in loro il senso di appartenenza e di fiducia nel futuro e nella classe politica. E quando i cittadini sentono che le loro richieste sono ascoltate, che è data una risposta ai loro bisogni, allora consolidano il loro essere comunità. È in quel momento che si crea unione e coesione. Una comunità unita non può tollerare nessuna forma di illegalità e non si rassegna di fronte alle ingiustizie, anzi, è capace di rispondere con determinazione perché ha la forza che gli deriva dal sentirsi pienamente rappresentata e rispettata dalle istituzioni. Così ogni richiesta di pizza a un imprenditore non sarà più un attacco al singolo, ma a tutta la collettività. Ogni ragazzo che abbandona la scuola e sceglie la via dello spaccio e della violenza sarà una sconfitta per tutti noi. Ogni individuo che non riesce a vivere un'esistenza dignitosa sarà una vergogna e una responsabilità per tutti. È solo ritrovando lo spirito di essere comunità di cittadini che possiamo recuperare il senso dello Stato che vogliamo incarnare. Portare equilibrio laddove ci sono squilibri, in modo che nessuno debba più sentirsi ai margini e tutti riescano a esprimere le proprie potenzialità. È dall'individuo che bisogna ripartire. Per questo motivo voglio concludere con l'auspicio che in quest'Aula ciascuno di noi porti avanti il proprio impegno con la continua attenzione al miglioramento, andando a superare persino l'espressione migliore di se stesso, perché sono fermamente convinto che la bontà di ciò che possiamo realizzare sia sempre frutto del valore umano che mettiamo nelle nostre azioni. Auguri di buon lavoro a tutti e coraggio. Ricordo che l'articolo 14, comma 3 del regolamento prevede che i deputati debbano dichiarare al segretario generale della Camera, entro 2 giorni dalla prima seduta, a quale gruppo parlamentare appartengono. La dichiarazione dovrà pertanto essere effettuata entro il prossimo lunedì 26 marzo 2018. Il giorno martedì 27 marzo 2018 alle ore 15:30, deputati aderenti ai gruppi parlamentari, nonché quelli che faranno parte del gruppo misto, sono convocati simultaneamente per procedere all'elezione del presidente e degli altri organi direttivi dei gruppi stessi, secondo quanto previsto dall'articolo 15,1 del regolamento. La Camera tornerà a riunirsi giovedì 29 marzo 2018 alle ore 11 con il seguente ordine del giorno: votazione per l'elezione di 4 vicepresidenti, 3 questori e 8 segretari. La seduta è tolta. Grazie a tutti.